Ciao a tutti amici, ben ritrovati. Oggi siamo qui con un aggiornamento veloce per quanto riguarda degli acquisti del mondo unghie, quindi parlo soprattutto con le appassionate o con chi come me si sta approcciando recentemente a questo mondo. Breve premessa. Io ho fatto diversi tentativi, neanche tanti, negli ultimi anni a fare insomma il semipermanente a casa, a ingegnarmi un po' da me, perché comunque mi piace avere l'unghia alla mano curata, però insomma tutti i mesi una spesa di questo tipo diventa un po' importante o comunque preferisco investirla in altre cose che restano un po' di più. Ero giunta alla conclusione che no, nel senso, per quanto mi rilassasse anche mettermi lì a sperimentare, però il tempo che porta via, poi in rapporto al tempo che mi durava effettivamente quello che era semipermanente, soprattutto, e a volte anche il tram tram per toglierlo, quindi insomma avevo un po' perso le speranze. Le speranze si sono riaccese recentemente quando un'azienda che si chiama Modelones o Modelones, devo ancora capire dove va l'accento, mi ha inviato un kit, ve l'avevo fatto vedere, per fare appunto la ricostruzione in acrilico. Da lì, proprio sperimentando per voi i prodotti di questa azienda, mi si è aperto un mondo. Quindi adesso non sono qui a parlarvi esclusivamente dell'azienda che mi ha dato proprio il via, e per questo ringrazio sì l'azienda, l'ho già ringraziata anche nel video in cui ve ne avevo parlato, che magari vi lascio qui o qui, non mi ricordo mai dove, ma ringrazio voi perché è perché ci sono delle persone dall'altra parte che mi seguono e che si fidano delle mie recensioni, che le aziende si approcciano ovviamente non per altro. E vi voglio parlare di alcuni acquisti che ho fatto sempre appunto relativi a questo mondo. In particolare ho deciso di prendere questo kit su Amazon. Vi lascio questa coda improvvisata, vi lascio il link nell'info box. È un kit semplicissimo che costava 8-9 euro, dove ci sono diversi pennellini di diverse misure. Credo che siano tutti, perché in verità me ne aveva rubato immediatamente uno la Kiki, perché Pink Power, ecco, infatti manca qualche cappuccio che è rimasto dentro, vabbè, ma per farvi vedere sono di diverse misure. Ora, non che io sia così professional che mi servano mille misure per fare le unghie, però quello che mi ha inviato l'azienda, che da una parte era pennello, sto facendo un disastro, e dall'altra era una spatolina per prendere il gel, in verità io l'ho rovinato abbastanza velocemente. Non perché il pennello non sia valido, perché io mi ero documentata, avevo guardato diversi video anche proprio qui su YouTube e mi ricordavo di questa ragazza che diceva di premere bene le setole del pennello nella soluzione per appunto poi diluire. Non sono proprio professionale nel linguaggio, è un mondo che sto insomma approfondendo man mano, ma mi sta dando soddisfazioni. Se non vedessi uno spiraglio tipo queste unghiette, al di là del colore che mi ammazzava, infatti ho deciso di mettere sopra nella parte finale dei brillantini per dare un po' di luce. Ovviamente sto provando, sono 10 giorni che le ho e è una ricostruzione, cioè non è la mia unghia, io ho fatto proprio la ricostruzione mettendo sotto la cartina e sopra con il gel in acrilico. Comunque, diceva questa ragazza di premere bene le setole nella soluzione, cosa che io ho fatto e mi si è aperto il pennello, ovviamente facendo questa cosa più volte l'ho rovinato, ho capito dopo che, non lo so, per me questo consiglio non va bene, quindi mi sono munita di questo kit. Alla fine, piuttosto che prendere il pennello singolo, mi conveniva avere qualche ricambio. Nelle recensioni e nella descrizione veniva insomma detto che andavano bene sia per appunto modellare il gel che poi per stendere i colori eventualmente, quindi mi è sembrato ottimo anche perché conteneva quest'altro aggeggio, che poi era un'altra cosa che appunto cercavo. Da che parte si apre? Eccola lì, via. Dentro addirittura
nel cassetto, chiudiamo il cassetto e sono di nuovo da voi. Bene, allora cercavo anche questo aggeggio, praticamente è lo spingicuticole. Ho capito che la cosa, e voi esperte direte alleluia, che la cosa veramente più importante in assoluto perché duri, o la prima insomma perché duri poi il lavoro che faccio, è veramente fare una pulizia delle cuticole meticolosa. Infatti ho l'abitudine, sto almeno capendo che può aiutarmi, farla il giorno prima, magari la sera prima mi metto lì in un quarto d'ora, 20 minuti, faccio tutte bene le cuticole, quindi con questo si spingono leggermente, poi con il tronchesino si tagliano e anche questa parte vi aiuta, anche se avete dei residui di gel. Il giorno dopo perfeziono, perché metto una bella cremina sulle cuticole la notte, magari spunta ancora qualcosa. Quando ho il letto ungueale completamente pulito o comunque al meglio delle sue possibilità, inizio a fare il lavoro di ricostruzione. Quindi cercavo anche questo aggeggio, mi è sembrata una soluzione per avere un po' tutto. Poi ho deciso di prendere la fresa, questa l'ho presa su Amazon. Non ho particolari competenze su che caratteristiche, che potenza, ho cercato qualcosa di semplice per iniziare senza spendere molto, mi sembra che questa fosse intorno ai 20 euro, comunque vi lascio il link, vi specifico che questi prodotti, questi due, li ho presi su Amazon perché qui dove sono io, soprattutto adesso, ma sinceramente neanche se fosse tutto aperto, non saprei dove prenderli, forse perché io non sono di qui e non sono esperta della zona, ma in verità non mi viene veramente in mente niente. Forse i pennellini, ma dove ho guardato non li ho trovati. Ecco, quindi la scelta è ricaduta su Amazon per questo motivo, se no cerco sempre insomma di dare la priorità ai negozi fisici della mia zona. Questa che apro insieme a voi è una fresa che aveva buone recensioni, quindi mi è sembrato ottimo per iniziare, perché ho sentito proprio l'esigenza di avere qualcosa non di troppo forte, perché attenzione, anche farsi disastri sulle unghie è un attimo, non sottovalutiamo mai l'importanza anche di capire se possiamo essere portati a fare questi lavori, se in generale siamo delle persone abbastanza precise, abbastanza pignole nei lavori manuali, altrimenti è meglio assolutamente, ma in ogni caso lo sarebbe se avete la possibilità, andare da una professionista, che quindi non vi creerà assolutamente problemi, perché la fresa è un attrezzo che fa un po' storcere il naso in alcuni casi, perché se non si utilizza correttamente si rischiano anche dei danni. Questo ve lo dico perché non è che secondo me ci si possa buttare così subito sulla fresa, però ecco, creare bene la forma dell'unghia con la lima mi diventava veramente una cosa infinita, oltre alla polvere che faccio, ma in quel caso bisognerebbe prendere un aspiratore, costano se non sbaglio quegli aggeggi lì, quindi con calma ho deciso di investire quei 30 euro neanche in totale, perché vedo che comunque mi durano e allora ci sto, soprattutto perché io vi ricordo che ho l'unghia di questo medio che è spezzata verticalmente, quindi che cosa succede? Praticamente non mi cresce, né mi cresce e si apre proprio in due, quindi anche se io lascio la mia unghia al naturale e metto, non so, uno smaltino o faccio un semipermanente molto più tranquillo, ho comunque un'unghia da ricostruire, che è questa assolutamente. Quindi sarei schiava di questa spesa mensile, sinceramente non mi va, chiaramente per un evento mi rivolgo alla persona di fiducia e alla professionista e so che ho un servizio che vale quello che pago, nonostante costi molto, perché mi durano, cioè, se non ci fosse la ricrescita anche 2 mesi, ve lo dico perché l'ho provato con il primo lockdown, che ero rimasta con la ricostruzione appunto fatta dall'estetista, praticamente l'ho tolta perché le mie mani chiedevano pietà, ma avrebbe resistito ancora molto. Insomma, poi vedremo bene tutti gli aggeggi, comunque se vi interessa questo prodotto su Amazon vedete bene nello specifico tutto, ci sono diversi sacchettini di questi, ci sono le varie punte e io stessa dovrò ancora studiare bene
prima di azionare il tutto. Poi ringrazio nuovamente Modelones perché veramente sì, mi hanno mandato altre cose e stanno alimentando sicuramente il mio interesse per questo mondo, ovviamente solo su me stessa e tutt'al più sulla cavia, su mia mamma, ormai non la vedo da ottobre, però lei si presta, insomma. Qui abbiamo, quanti sono? Sei colori, sempre gel, questi in particolare sono tutti glitter, quindi quelli rossi li userò sicuramente a Natale, ma sì, a Natale ci sta, dai, che vogliamo brillare un po' di più, oro, blu, di tutti i multicolor, rosa, argento, oggi ho quelli argento, non guardate ovviamente le mie di unghie in questo momento, che sono sempre un tentativo senza fresa, il colore ho notato che era bello lì per lì, ma poi mi ammazzava perché ho la mano troppo chiara per questi colori così chiari. Sto meglio con dei contrasti alti anche in questo senso. Vi mostro magari il blu. Ah, qui ci sono anche i glitter rosa, beh, pazzesco. Io mi diverto, sapete che sono abbastanza classica con i colori, però poi magari un'unghia a Natale ci si può divertire un pochino. E l'altro set invece è meraviglioso, come se questo non lo fosse, però qui siamo su colori che sono assolutamente, non so come metterlo perché qualcosa risulterebbe comunque al contrario, colori assolutamente nelle mie corde. Addirittura questo somiglia tantissimo a quello che mi avete visto recentemente, quindi ne ho uno che si somiglia. Questo è un rosso proprio di quelli, vediamo. Badavam, proprio rosso, forse un pelo caldo, ma molto molto bello. Cosa vi posso mostrare? Un bel fucsia. Cioè, parliamone, stupendo. Io sì, sono classica, ma i pop di colore così li amo, quelli giusti. Questo è un bel fucsia sgargiante, vivace, un bel pop di colore. Poi, non so, prendiamo questo un po' più scuro. Adesso tutti no, perché altrimenti vi tengo qui. Ecco, questo è un bel malva, è molto bello, molto elegante. Perfetto anche per una cerimonia in cui si è un pochino più abbottonati. Quindi, cioè, io non potevo non investire un pochino in questo mondo per sperimentare questi colori, per, insomma, essere anche all'altezza di portarli. Quindi perfezionerò la tecnica. Devo dire che per adesso, a parte ovviamente nel giro cuticole, qualche piccola virgola fuori posto, ma sinceramente dopo 10 giorni, anche dall'estetista comunque, non sono più così perfette, lucide, le cuticole iniziano man mano a ricrescere, c'è qualche pellicina fuori posto, quindi mi ritengo assolutamente soddisfatta. Scusate se stufo, ma rinnovo l'importanza di insomma sentirsi predisposti a queste cose, altrimenti ci sono appunto le professioniste che lo fanno benissimo. Ripeto, costa, ma vale anche in termini di durata, di bellezza. Quindi non fate disastri, un po' come le tinte in casa, un po' come la permanente alle ciglia. Vi lascio qui il video se vi interessa. Dovete, insomma, non essere magari giovanissime, magari avere qualcuno insieme a voi. Non sono giochi, secondo me, in ogni caso. Io ovviamente da quando sono nata che sono appassionata a tutto questo mondo, quindi credo, spero, poi qualche disastro magari lo faccio anche io, di essere abbastanza portata, attenta, previdente per quanto si possa, comunque di documentarmi molto, leggere, ascoltare video, fare insomma tutto quello che posso fare. Non sarò ovviamente una professionista, ma infatti lo faccio su di me e non assolutamente sugli altri.
Vi mando un grandissimo bacio. A proposito di professionisti, non abbiamo riaperto noi, chissà, un domani, prendiamola col sorriso perché altrimenti piango in diretta, ma hanno riaperto le estetiste. Questa è un'ottima notizia per chi come me aveva fatto una seduta di laser prima del lockdown e quindi si è ritrovato a non poter più toccare se non con la lametta tutto. E quindi oggi faccio la seconda seduta, vado subito subitissimo. Vi mando un bacio grande, grazie per essere stati con me anche in questo breve aggiornamento, sperando che arrivino più video prossimamente, ma mi sono dedicata tanto a delle cose che avevo proprio bisogno e necessità di fare in casa per riorganizzare sempre e insomma reimpostare le basi, sognare la ripartenza. Quindi l'unico modo per non abbattersi è pensare al giorno in cui si ripartirà, essere pronti, perché ci mancherebbe che ci facciamo trovare impreparati. Qua dall'oggi al domani escono le nuove direttive, quindi l'unico modo che abbiamo è veramente questo. Quindi gambe in spalla, un bacio e alla prossima!